luogo dove condividere passioni. Questo è il motto dell'associazione Chiaroscuro, che in collaborazione con il Comune di Mondolfo ha dato vita al festival Mosaichiamo la città, iniziativa partita ieri 24 settembre e che terminerà domenica 27 e che si terrà a Villa Valentina a Marotta. All'inizio era una sorta di esperimento, un'idea che sembrava veramente quasi irrealizzabile, un sogno proprio. Invece oggi siamo riusciti, dopo diversi anni, a rendere Mosaichiamo la città un vero e proprio festival, il primo festival che riguarda il mosaico nel nostro territorio. Mosaico che è diventato una cosa fondamentale perché ormai abbiamo oltrepassato il chilometro di distanza, diciamo il chilometro di lunghezza per quanto riguarda il lungomare. È un progetto molto importante perché in realtà quello che vorremmo fare, ovviamente insieme all'associazione Chiaroscuro, è quello di riuscire un giorno ad avere tutti i 5 km di lungomare di Marotta mosaicati. Il messaggio di questo primo festival del mosaico è il lavoro di squadra e trasmette un messaggio molto importante che ognuno di noi può fare davvero la differenza per migliorare il posto in cui vive. E l'associazione Chiaroscuro ne è un esempio, con tante volontarie, tanti volontari che ogni anno si impegnano per abbellire i nostri muretti, per rendere la nostra città sempre più bella e sempre più accogliente. E davvero ringraziamo loro, come ringraziamo i tanti artisti provenienti da tutta Europa che sono qui per questo primo festival a Marotta. Partita dall'idea di decorare i sottopassi di Marotta, l'iniziativa si è sempre più allargata fino ad arrivare a coinvolgere il mondo intero. Per questa prima edizione, infatti, nonostante l'emergenza sanitaria, sono numerosi gli ospiti provenienti da tutta Europa che hanno risposto alla chiamata dell'associazione. Mosaichiamo la città è un progetto all'interno di Chiaroscuro che nasce nel 2015 e la forza di questo progetto, che è arrivato fino ad oggi al festival, è la condivisione, la forza di un gruppo che mette ciò che può. Il gruppo diciamo, può essere formato da un giorno 10, un giorno 20, un giorno 2, un giorno 50, non ha importanza. L'importante è che tu ti senti parte di questo progetto, di questo gruppo. Noi crediamo nel mosaico di persone. Adesso qui abbiamo delle mosaiciste che vengono dalla Germania, dai Paesi Bassi, dall'Inghilterra e dall'Italia naturalmente, e il loro supporto e il loro contributo artistico per noi è fondamentale come testimonianza ma come anche crescita, perché comunque all'interno del gruppo noi ci confrontiamo spessissimo con altri artisti, vogliamo imparare nuove tecniche. Un'iniziativa green che, oltre a ridare colore alla città, ridona vita anche ai materiali di scarto delle industrie che vengono riutilizzati per creare i mosaici che raccontano storie provenienti da tutte le parti del mondo, come quella di questo muretto contro la malnutrizione infantile. È una storia grandiosa. Tutti i mosaicisti di tutto il mondo hanno aderito donando un muro, un pezzo di muro della propria città dedicato a questo tema. Noi abbiamo fatto fare tutte manine di bambini che hanno fatto con il mosaico, poi l'abbiamo messo sul muretto e dedicato a questo tema.